Salve a tutti e buon pomeriggio. Attendiamo giusto qualche minuto, qualche secondo affinché ci possa essere una maggiore partecipazione a questa diretta. Abbiamo una buona notizia da poter comunicare quest'oggi. Facciamo qualche saluto a Massimo De Turris, buonasera. Buonasera a Gennaro Oliviero. Buonasera a Paolo De Cesare, ciao. Giovanni Tummiatti, Gennaro Iodice, buonasera. Abbiamo delle notizie positive che arrivano dal Ministero del Lavoro, e quindi è opportuno fare un attimo il punto della situazione. Mi sentite bene con l'audio? Mi sentite bene con l'audio? Mi date un cenno? Mi dite se si sente l'audio? Buonasera Salvatore Mazzocca. Ok, mi sentite bene? Bene. Allora, dicevo, abbiamo delle buone notizie che ci giungono dal Ministero del Lavoro e ho appena sentito anche il Ministro del Lavoro che è uscito già con un post e che ha comunicato che dopo una lunga, diciamo, trattativa sul tavolo con l'azienda, la multinazionale Jabil, che ha il proprio sito produttivo di prodotti elettronici su Marcianise, ha ritirato il licenziamento che coinvolgeva 190 persone, 190 lavoratori. È veramente un risultato importante anche perché quei licenziamenti in questo momento storico non potevano essere formalizzati perché comunque siamo in un momento ancora di emergenza e la legge non prevedeva, blocca in questa fase ogni tipologia di licenziamento. Grazie alla mediazione, grazie alla presenza in prima linea dello stesso Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, del sottosegretario Todde, del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo diversi tavoli, tantissime ore a cercare di trovare una quadra, si è trovata finalmente la soluzione. E grazie anche agli strumenti messi in campo dal Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Jabil ai tavoli ha ritirato finalmente quella procedura, l'ha ritirata. Nello stesso momento, quindi, i lavoratori saranno accompagnati con un sostentamento al reddito grazie alla cassa integrazione, agli strumenti messi in campo per contrastare questa emergenza Covid, e nello stesso momento saranno inseriti nel percorso di ricollocazione presso altre aziende, un percorso che era già in essere precedentemente e che quindi, diciamo, torniamo di nuovo su quel percorso, che è il percorso a cui tutti tenevano. E soprattutto andremo a monitorare anche l'affidabilità di questa ricollocazione presso le altre aziende sia a garanzia di una prospettiva concreta e duratura di un lavoro a queste persone che sono state considerate da Jabil per il sito di Marcianise già da tempo un esubero, ma che erano state addirittura licenziate in questo momento storico. Quindi è un risultato importante che Jabil abbia ritirato questa procedura, è un risultato importante ottenuto, ripeto, dal ministro Catalfo che in prima linea, con determinazione, diciamo, ha fatto valere i diritti dei lavoratori e soprattutto le normative attualmente vigenti e ha accompagnato il tutto con gli strumenti, i fondi messi a disposizione, ripeto, dai due ministeri, sia quello del lavoro e sia quello dello sviluppo economico. Quindi i lavoratori avranno davanti un percorso, diciamo, con un sostentamento al reddito, con la cassa, ripeto, e un percorso, di trattativa per il reinserimento in nuove aziende. E lì dovremo vigilare, ripeto, sull'affidabilità anche delle nuove aziende di poter garantire piani industriali duraturi sul territorio. Questo è quello che noi, appunto, sono i punti su cui noi abbiamo sempre battuto e continueremo a battere.
La nostra filiera istituzionale, ripeto, è sempre molto compatta, è sempre molto sinergica, lavoriamo, diciamo, in parallelo sui vari livelli istituzionali, siamo al corrente di tutti gli spostamenti e di tutti i tavoli che vengono effettuati, ci interessiamo e andiamo a monitorare che il tutto vada nella direzione più tutelante dei lavoratori. Lavoratori che avevo incontrato in questi giorni, con alcuni abbiamo anche fatto una diretta live con alcuni rappresentanti dei lavoratori, alcune sigle autonome, abbiamo avuto modo di capire quali fossero i problemi, del perché ad un certo punto sul tavolo appunto la cosa si era trasformata con la procedura dei licenziamenti. E quindi eravamo in attesa della riconvocazione di un nuovo tavolo, eravamo in attesa di risposte da parte dell'azienda e il ministro non si è mai fermato, diciamo, ha provato sempre a riportare ai tavoli ed è riuscita nell'intento e quindi è un ottimo risultato che lascia ben sperare. Abbiamo altre vertenze di questo calibro che stiamo seguendo un po' da tempo, come quella Whirlpool, su cui non abbiamo mai perso l'attenzione e la priorità, e su cui stiamo già lavorando a qualsiasi livello istituzionale, anche da un punto di vista, diciamo, dell'Unione Europea, perché quando parliamo di queste multinazionali, l'ho sempre detto, parliamo anche di dinamiche a livello mondiale che sono in evoluzione e su cui l'Europa deve anche fare un'analisi un po' più macro, ancorché prima che nei Paesi membri. È quindi un risultato importante che mi andava di condividere con voi, perché anche la vertenza Jabil è stata oggetto di nostri atti in questi mesi, in questi anni. Abbiamo partecipato a una audizione anche in Regione Campania qualche giorno fa, una audizione ovviamente che non ha portato a nulla se non a spiegare ulteriormente una situazione che già conoscevamo abbondantemente. E quindi guardiamo avanti con questa notizia positiva che arriva, ripeto, dal Ministero del Lavoro. Un'altra notizia positiva su cui si sta lavorando e su cui lo stesso Ministro Catalfo è in prima linea e sta cercando di risolvere tutti i vari problemi riguarda i lavoratori stagionali. Tanti erano rimasti fuori anche a causa rimasti fuori dai bonus anche a causa di meri errori nell'invio della domanda, nella spunta di alcune tipologie di contratto anziché altre. C'era chi, anziché spuntare contratto stagionale nell'invio dei dati, aveva spuntato contratto a tempo determinato. Insomma, 24.000 persone che sono state ripescate e incluse, gli è stato dato modo e possibilità di aggiustare la domanda e quindi sono state incluse e a cui saranno pagati a stretto giro il bonus di 600 euro relativi ai mesi anche di aprile e poi di maggio. Si sta lavorando anche su quegli stagionali che invece sono inquadrati propriamente con un contratto a tempo determinato. È un problema di tipo tecnico, ma ripeto, l'indirizzo del ministro è stato chiaro: cercare di far rientrare tutti quelli che tecnicamente possono rientrare e garantire, diciamo, la posizione di tutti. Ripeto, in parallelo alla vertenza Jabil, l'attenzione massima è anche su una grossa vertenza che abbiamo attenzionato ormai è da un anno, diciamo che si sono svolti diversi tavoli, diverse manifestazioni e diverse proposte. Parliamo di Whirlpool Napoli, il sito di Via Argine. È una delle vertenze che per noi rappresenta una priorità, ma sulle vertenze di lavoro non bisogna fare demagogia. Allora, per questa ragione io ho sempre evitato, specie negli ultimi mesi, di fare uscite inutili su questa vertenza, perché la situazione ad oggi è molto chiara, perché è molto chiaro quello che è accaduto rispetto agli impegni sottoscritti nel mese di ottobre 2018, rispetto al fatto che la multinazionale ad un certo momento ha cambiato, diciamo, la politica industriale per quanto riguarda quel sito, l'atteggiamento ai tavoli, il comportamento ai tavoli, i vari tavoli come si sono sviluppati, insomma tutte le dinamiche le conosciamo.
Sono state fatte ancora in questi giorni tantissime chiacchiere e demagogia da parte di altri politici che forse non inseguono il vero risultato che è la risoluzione del problema, ma soltanto le uscite sui giornali e per le televisioni. Si sta lavorando a 360 gradi, ripeto, in un contesto anche su Whirlpool che è un contesto difficile perché manca una tutela europea. Sull'atteggiamento di queste multinazionali che liberamente sono sul mercato e decidono di spostarsi da una parte all'altra in base anche magari al ritorno che hanno in termini anche di ricavi, e quindi c'è una dinamica globale che va un pochino rivista da un punto di vista europeo, perché se è vero che ci sono alcuni paesi del mondo che hanno messo in campo delle restrizioni, delle limitazioni sulla parte, diciamo, commerciale e produttiva, hanno inserito anche dei dazi, è pur vero che l'Europa deve fare un attimino un'analisi su quanto sta accadendo nei paesi membri, su quanto sta accadendo ancor di più con queste multinazionali che spesso ovviamente si spostano tenendo conto non dell'aspetto legato alle persone, ma dell'aspetto legato ai bilanci. Quindi al potenziale ricavo che ne possono trarre spostandosi da una parte all'altra. Quindi il fenomeno della delocalizzazione che io ho sempre definito selvaggio ed è per questo che ho depositato ormai da quasi un anno una proposta di legge per contrastare questo fenomeno, questa desertificazione che ancora di più in Campania attanaglia il nostro territorio e negli ultimi anni veramente lo sta devastando. Ho provato sotto questo punto di vista a segnalare questa necessità, avendo tra le mani la mia proposta di legge depositata, e questo è un discorso che ho avanzato più volte anche in aula, direttamente a De Luca, all'altra parte, diciamo, dell'aula che rappresenta l'altra parte dell'opposizione, ossia il centrodestra, ma questa politica, questi signori, ogni volta che si parla di questi temi, preferiscono fare demagogia e preferiscono inseguire soltanto la propaganda. Non si fanno poi quelle leggi che servono a tutelare lo sviluppo locale, i lavoratori locali, gli imprenditori invece che vogliono venire in Campania ad investire di nuovo. Ripeto, la mia legge da un lato metteva dei paletti, mette dei paletti regionali per quelle aziende, per quelle multinazionali che si insediano, accedono a soldi pubblici e poi decidono legittimamente di dover andare via, di spostarsi a distanza di qualche anno. Quindi io prevedevo nella legge una graduale restituzione dei fondi e degli aiuti ricevuti anche da un punto di vista regionale e dall'altra degli aiuti invece a quelle aziende che negli anni sono andate via, hanno delocalizzato, ma che però oggi valutano la possibilità di poter tornare nella propria terra, nel proprio territorio. Si chiama reshoring questo fenomeno e non è tutelato al momento in Regione Campania. Ecco, la mia legge poteva essere una buona opportunità per garantire il territorio, lo sviluppo locale, le industrie e quindi ergo il lavoro che spesso scarseggia ed è messo a serio repentaglio, a serio rischio da queste dinamiche che sono, ripeto, grandissime. E allora non bisogna fare assolutamente demagogia su questi temi, ma bisogna lavorare a sviluppare delle proposte che siano regionali e l'abbiamo presentato all'epoca, anche se hanno fatto orecchio da mercante, nel senso che non hanno voluto calendarizzare quella proposta per il semplice fatto che proveniva da me, proveniva dal Movimento 5 Stelle, che a livello politico sarebbe stato probabilmente un gol fatto da una forza di opposizione rispetto a chi sta governando, che oggi va in giro a dire abbiamo messo 20 milioni di euro per salvare Whirlpool. Allora, Whirlpool in questo momento storico non ha problemi di denaro. Ossia, gli investimenti e gli incentivi credo siano sempre alla base per prospettare un rilancio, quindi un percorso che possa, diciamo, rendere di nuovo attrattivo quel sito, indubbiamente. Ma non sono oggi il problema, perché questo tipo di offerta di strumenti messi a disposizione, soldi, risorse, incentivi e decontribuzioni, è stato fatto anche a livello ministeriale. Va bene che anche la regione faccia la sua parte, che metta anche delle risorse, ma Whirlpool non guarda a questo, ma guarda in prospettiva
a quello che sarà la politica industriale. Allora dobbiamo ragionare diversamente. Accanto a queste risorse bisogna costruire una proposta che renda di nuovo appetibile e attrattivo per Whirlpool il sito di Via Argine, che è un sito che io voglio ricordare multipremiato in questi anni per l'innovazione, per la professionalità dei suoi lavoratori, insomma, e per l'avanguardia. Quindi è veramente un sito d'eccellenza e potrebbe diventare ancora di più in questo momento storico, dove c'è una crisi pandemica, dove ci sono dei fondi che arriveranno anche dall'Europa, del Recovery Fund. Potrebbe rappresentare l'occasione giusta per invertire un attimino la rotta e convincerla a tornare a un tavolo, convincerla, diciamo, sulla scia di un'idea diversa, di tornare ad investire su Napoli. Su Napoli che, ripeto, può garantire un prodotto d'eccellenza, perché quando poi si va a vendere una lavatrice o un prodotto e si antepone su quel prodotto Made in Italy, sappiamo bene che quel brand Made in Italy nel mondo è appetibile. E un conto è scrivere Made in China, un conto è scrivere Made in Italy su un prodotto, perché ce lo dobbiamo dire. Ciò che viene prodotto in Italia rappresenta nel mondo un'eccellenza di qualità, un'eccellenza di efficienza, un'eccellenza di top di gamma, è quello che producono ad oggi i lavoratori nello stabilimento, ripeto, di Via Argine. Producono lavatrici top di gamma, quindi di alta qualità, quindi un prodotto ottimo da questo punto di vista, in un sito eccellente, con dei lavoratori che hanno una storia all'interno. Quindi non bisogna cadere in demagogia. Capisco le dinamiche dei partiti, capisco le dinamiche di alcuni sindacati, capisco che si possa avere mille simpatie per una parte politica anziché un'altra, io capisco tutto, però preferisco lavorare in silenzio, a testa bassa, su quello che si può fare in un contesto difficile, perché il contesto è quello che è e non è colpa del governo, non è colpa di nessuno dei ministri attualmente, diciamo, al governo del Movimento 5 Stelle, se Whirlpool ad un certo punto è arrivata ai tavoli, ha cambiato la scena, ha cambiato idea, non è assolutamente colpa. Quando era ministro Di Maio, assolutamente c'è stato un atteggiamento determinato nel riportare Whirlpool ai tavoli, e se oggi abbiamo preso altro tempo per decidere questa cosa e per trovare una soluzione entro il 31 ottobre, proprio perché Di Maio diede una svolta, una sterzata al tavolo, facendo intendere che chi ha a che fare con il governo italiano, al di là delle bandiere di partito, ha a che fare con la Repubblica italiana, quindi con lo Stato italiano. Non è un problema di partiti, ma è un problema di rispetto e di serietà istituzionale, perché poi attorno a quel tavolo c'erano anche i rappresentanti della regione, c'erano anche i rappresentanti del comune, c'erano tutti i sindacati, insomma. Sono tavoli a cui ho partecipato, ma che erano ben rappresentati da tutti, c'erano tutti attorno a quei tavoli, per cui sappiamo bene come sono andate le cose. Quindi no alle strumentalizzazioni, sì al lavoro in sintonia di proposte per cercare di riportare anche quelli di Whirlpool ai tavoli, sulla scia di proposte fattibili, appetibili, per rilanciare anche il sito di Napoli. Quindi accanto alle buone notizie di Jabil, noi siamo al lavoro anche su Whirlpool, non abbiamo mai smesso di prestare attenzione su Whirlpool. Ripeto, ho letto e ho ascoltato le dichiarazioni di tanti politici che siedono anche in Parlamento su questa vertenza, che conosco benissimo, perché ho seguito tutte le dinamiche sin dall'inizio dell'ultimo anno, sia a livello regionale che ministeriale. Conosco, diciamo, le dinamiche di come si siano evolute, conosco i lavoratori di persona, perché ho avuto modo di conoscerli in azienda, ho trascorso con loro un piacevole Ferragosto lo scorso anno, mangiando con loro in azienda durante, diciamo, il presidio. Quindi per me è una priorità Whirlpool, lo è per il ministro Patuanelli, lo è per questo governo, per cui nessuno lascerà al caso niente, verranno messe in campo tutte le possibilità esistenti. E quindi siamo già al lavoro. Quindi io stasera incontrerò alcuni lavoratori Whirlpool,
con dei riferimenti nostri anche a livello europeo, con un europarlamentare, per cercare di lavorare a questa storia qua. E il risultato di Jabil la dice tutta su quale sia il piglio e anche l'atteggiamento dei nostri ministri, che non mollano mai, che presenziano ad ogni tavolo, cosa che non era mai accaduta prima. Prima i ministri delegavano il più delle volte ai funzionari, oggi invece, da quando c'è il Movimento 5 Stelle, a quei tavoli, quando si parla di lavoro, quando si parla di industria, quando si parla di crisi aziendale, ci sono i ministri, i sottosegretari, insomma c'è il governo in prima persona a gestire quei tavoli. Questo non è un risultato, cioè non è un atteggiamento da poco, ma è un atteggiamento che lascia intendere che questa forza politica, che il Movimento 5 Stelle, quando fa le cose le fa veramente con il cuore, nell'unico interesse di risolvere i problemi alle persone, nelle difficoltà più disparate che si possono incontrare, perché ovviamente quando parliamo di una vertenza aziendale entrano in gioco tantissime dinamiche, quindi voglio dire tantissime dinamiche che spesso non dipendono neanche dalla parte politica. Dall'altro lato c'è la libertà di impresa, c'è la libertà, diciamo, di circolazione di beni e servizi e cose. Ci sono i principi europei. Allora, per questo tipo di vertenza, questo tipo di dinamiche, al di là di Jabil, di Whirlpool, ma delle multinazionali in generale, va gestito anche e soprattutto a livello europeo, poi in Italia e poi anche in regione, dove, ripeto, ho presentato da un anno una proposta di legge che giace nei cassetti di De Luca e che non ha mai dato l'ok per calendarizzarla in discussione. Allora, da una parte ci sono le chiacchiere, da una parte ci sono le proposte, da una parte c'è chi intende fare propaganda, dall'altra parte invece c'è chi ci mette la faccia, lavora probabilmente anche in silenzio, perché pensa che le troppe chiacchiere su queste cose possano poi diventare una sorta di propaganda e di strumentalizzazione sulla pelle di persone che invece lottando, ripeto, da un anno senza mollare mai di un millimetro. Simbolo di grande dignità, di grande forza, quello dei lavoratori del sito di Via Argine. Io vi terrò informato, seguiremo quindi il percorso che oggi è stato ripreso per quanto riguarda Jabil. Vi aggiornerò anche su quando faremo, su quanto faremo prossimamente su Whirlpool. Grazie e buon proseguimento di giornata. Vediamo soltanto se c'è qualche domanda. Paolo De Cesare dice: le multinazionali fanno speculazione su operai, istituzioni e poi chiudono. Il problema sono le leggi non soltanto nazionali. Io penso che anche le leggi nazionali poi debbano trovare una sponda a livello europeo, perché l'Italia appartiene all'Unione Europea, quindi seppur fai delle leggi in Italia, ma a livello europeo c'è la possibilità ovviamente del libero mercato, che deve essere sempre garantita, ma senza dei paletti che propendono anche per il rispetto del territorio, per il rispetto dei posti di lavoro, per la garanzia dello sviluppo locale di ogni nazione, si finisce che ovviamente la multinazionale è libera legittimamente di potersi spostare, di arrivare in un paese, di accedere pure a dei fondi, per poi, diciamo, dopo qualche anno andare via e spostarsi in un altro paese, dove magari la manodopera è più bassa, ci sono, diciamo, delle circostanze a lei più appetibili. Ok. Francesco Napolitano, che saluto, un dipendente di Whirlpool, dice che cerchiamo di metterci al lavoro anche sulla nostra vertenza Whirlpool. Allora, si sta lavorando ininterrottamente su Whirlpool, anche senza andare sui giornali e nelle televisioni. Anche per esempio nella svolta che c'è stata con il tavolo di Jabil, ripeto, il ministro non ha mai mollato, ci sono state delle interlocuzioni, ci sono state delle telefonate, ovviamente poi si è arrivato ad un tavolo e si è risolta la cosa. Quindi anche per quanto riguarda Whirlpool l'attenzione è non alta, è altissima. Sappiamo qual è la difficoltà attuale, ma sappiamo anche che noi ce la stiamo mettendo tutta per farli tornare ai tavoli, per sviluppare delle proposte. E ricordo che intanto comunque abbiamo sempre che parallelamente Invitalia, che sta
lavorando anche sul mercato per capire se ci sono anche altri soggetti che potenzialmente potrebbero essere interessati ad un progetto di natura diversa anche sul sito di Napoli, tale da garantire ovviamente le 400 persone del sito di Via Argine e circa 1000 persone di tutto l'indotto. Ok, anche Jenny Siesto fa una riflessione su un'altra multinazionale, ci spiega anche una sua esperienza per quanto riguarda un'altra multinazionale. Insomma, questo è un problema che va affrontato analizzandolo e va affrontato soprattutto facendo delle leggi. Nei vari livelli istituzionali, ogni livello istituzionale penso che abbia competenza nel suo piccolo a poter mettere dei paletti stringenti. Io vi auguro buon pomeriggio come sempre, quindi questa è stata una diretta piacevole perché abbiamo comunicato comunque una buona notizia, una notizia piacevole per 190 persone che lavorano a Marcianise. Vincenzo Pugliese invece, che è un lavoratore APU, attività di pubblica utilità, i lavoratori APU, ricordo, sono dei progetti, niente ancora, mi chiede Vincenzo. Vincenzo, questa è una tematica, come ben saprai, strettamente regionale e io ho prodotto decine e decine di atti, tra mozioni, question time, interrogazioni, lo sapete bene perché abbiamo tenuto per oltre un anno l'attenzione molto alta su questa cosa. L'abbiamo portata pure al Ministero, anche se era competenza strettamente della Regione Campania. All'epoca c'era il Ministro Di Maio che si disse disponibile a cercare anche di mediare con la Regione per cercare di capire in che modo prorogare quei progetti che De Luca aveva fatto nascere e che subito successivamente però, quando poi è nata l'idea del corso concorso, quei soldi FSE dell'Unione Europea sono stati spostati, diciamo, sul corso concorso e quindi non c'erano più le risorse materiali per fare proroghe a quei tipi di progetti. Oltre 2000 persone che erano state impiegate in lavori dignitosi che per i comuni sono necessari e fondamentali, dalla pulizia delle strade, insomma, delle aiuole, tantissime attività in cui sono stati coinvolti e adoperati i lavoratori di pubblica utilità. Finiti ovviamente quei 6 mesi del progetto, sono stati letteralmente abbandonati e scaricati dallo stesso governatore De Luca. Ogni volta che ho portato questa questione in aula chiedendo di ritagliare altri fondi per garantire una proroga a questi lavoratori, ci è stato detto esplicitamente che non era più possibile, che non era più nella volontà politica di fare questa cosa. Lo ricordate, lo ricorderete quando l'accezione che fu utilizzata dal governatore Pippe Varie, rivolgendosi a una serie di sigle, di bacini che la stessa politica in questi anni ha creato. Per cui quando facciamo riferimento alla demagogia di De Luca parliamo anche di questo, cioè di un presidente che non ha avuto in questi 5 anni una visione di quello che doveva essere la Regione Campania dal momento dell'insediamento a 5 anni. Non c'è stata una programmazione sui vari settori, ripeto, non si è vista alcuna differenza rispetto alla gestione del centrodestra guidata da Caldoro tra il 2010 e il 2015, la stessa politica del non fare, la stessa politica del non programmare, ma del vivere alla giornata. Tutti i fondi che sono stati gestiti spesso diciamo finanziando delle situazioni, diciamo, sul territorio non strutturali. L'emblema proprio di questa gestione è stato anche, diciamo, dei finanziamenti per quanto riguarda l'impiego delle risorse POC, che abbiamo contestato ogni volta. Si è pensato a finanziare anche talvolta delle manifestazioni, delle feste locali, anziché puntare per esempio sul turismo, un turismo più strutturato, sui siti di interesse storico, artistico e paesaggistico, insomma su quelli che dovevano essere gli itinerari che tenessero insieme la storia, l'archeologia, la tradizione, la cultura,
così come era nato, diciamo, nelle linee guida quella idea. Quindi spesso le idee nascono, diciamo, belle, ma poi si perdono per la strada. E quindi si potevano creare tantissime opportunità per tanti territori, mettendoli insieme, facendole seguire una linea comune che le accomunasse sotto il profilo dei beni culturali, sotto il profilo della valorizzazione appunto delle tradizioni. Non è stato fatto questo, proprio perché questa è la dimostrazione che è mancata e manca ancora una visione, così come sta mancando una visione rispetto alla gestione di questa emergenza. Tante sono le categorie di settore che ci stanno scrivendo lamentando l'assenza del dialogo, l'assenza di un'interlocuzione, l'assenza di tavoli di confronto. È un presidente quindi che non solo non si confronta con noi che siamo l'opposizione, ma non si confronta neppure con le categorie sociali, neppure con le attività produttive, che oggi risentono dei problemi enormi. Francesco Scilla, bacino di crisi di Caserta, sta ancora aspettando. Francesco, io l'ho ripetuto diverse volte, noi siamo opposizione in Consiglio regionale, siamo in set. Io ho avuto un incontro a Caserta con voi prima della pandemia, quindi nel mese credo di fine anno, gennaio. C'erano anche il senatore Santillo, Agostino Santillo, che è casertano, c'era anche Giuseppe Bompane, il deputato, e ci siamo presi un impegno, quello di portare in regione la vostra voce, di presentare un'interrogazione che andasse a chiedere anche determinate cose alla regione Campania. Se vuoi ti giro copia di quella interrogazione, perché quello che ci siamo detti poi ho fatto, quindi ho depositato. Non abbiamo ricevuto risposte, purtroppo. Poi è scoppiata la pandemia e quindi siamo in questo stato di cose. Ma il bacino di crisi di Caserta è un bacino di lavoratori, cioè di persone che hanno perso il lavoro, si è creato questo bacino. Noi avevamo chiesto di riconoscere questo bacino e di istituire anche un fondo ad hoc che li accompagnasse, che li riconoscesse, che li accompagnasse verso delle politiche attive del lavoro vere, perché quando si parla di politiche attive del lavoro, io penso e suppongo che vi siano dei percorsi di ricollocazione di quei lavoratori che hanno perso, diciamo, il lavoro. Spesso sappiamo che questi progetti e progettini di formazione e che riguardano le politiche attive del lavoro non hanno prodotto i risultati per cui erano nati e sono stati un fallimento, l'abbiamo detto diverse volte, tantissimi soldi spesi in progetti e progettini chiamati di politiche attive del lavoro, ma che non hanno prodotto, diciamo, la mission per cui erano nate, perché di persone ricollocate che hanno ritrovato il lavoro veramente ne sono pochissime. La stragrande maggioranza oggi, se era a precaria, era disoccupata, continua ad esserlo. Intanto però si sono fatti questi corsi che sono serviti, diciamo, a ben poco. Quindi non si parte dallo studio del territorio, non si parte, diciamo, anche dalle opportunità che il territorio può dare, e quindi si strutturano spesso anche questa programmazione sulla formazione che non è rispondente a quelle che sono le necessità del territorio. Abbiamo numerose aziende anche sul nostro territorio campano che cercano dei profili qualificati di lavoro, e invece abbiamo una regione Campania che invece attiva dei corsi di formazione che sono ben lontani spesso da quelli che sono i bisogni e le necessità e le richieste delle aziende sul territorio. Come sempre ci siamo fatti una bella chiacchierata, ripeto, siamo partiti da una notizia felice, che è quella di Jabil, grazie al lavoro del ministro Catalfo, ritirati i 190 licenziamenti, e questi lavoratori avranno un sostegno al reddito, una cassa integrazione, e saranno seguiti in un percorso di ricollocazione presso aziende che però potranno garantire un piano industriale lungimirante e più sereno per queste persone. Io vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio a tutti.